L'Aquila arriva all'Athletic Center di Rignano per tentare di toccare la prima vittoria esterna in campionato contro un Roma City però che a San Benedetto del Tronto non aveva assolutamente demeritato. Pagliari cambia due uomini rispetto ad Ascoli con Russo che prende il posto di Giampaolo alta a sinistra e Alessandretti che si riprende il posto al fianco di Brunetti con Casella che automaticamente scala sull'out di destra. Roma City col solo Camilli ad impensierire la retroguardia aquilana. La gara parte subito vivace con Russo che dalla sinistra mette un bel pallone nel cuore dell'area, ma nessuno riesce ad intervenire sull'invito del 26. Al minuto 20 la gara si sblocca. Belloni e Banegas dialogano al limite dell'area con il pallone che torna in modo perfetto sui piedi del Pocio. La rasoiata dell'argentino è chirurgica e per Pappalardo non c'è scampo. Il Roma City prova a rispondere, ma i palloni innescati da un Teraschi pimpante vanno a morire spesso e volentieri tra le braccia di un Michelin attento. 7 minuti prima del riposo, l'Aquila sfiora il raddoppio, ancora con la trama tutta argentina. Stavolta l'assist è del 10 e la conclusione di Belloni che sul più bello si vede deviare la conclusione in porta. Prima del duplice fischio, Roma City ad un passo dal pari, quando Camilli, leggermente defilato, fa la barba al palo destro della porta aquilana. All'inizio ripresa, Pagliari ne cambia subito due. Keita prende la posizione di Misuraca, mentre Di Santo lascia sotto la doccia Zuccherato. Nemmeno il tempo di scaldare i muscoli e i padroni di casa trovano il pari. Le preventive latitano sullo spunto dell'ex Battistoni e la difesa sbanda. Alessandretti libera con affanno, poi Giandonato commette fallo in zona rossa su Calisto. Gamba curta non ha dubbi, indicando il dischetto. Camilli prende il pallone prima e il pari dopo, spiazzando Michelin. 1-1 è tutto da rifare per l'Aquila che trascorre qualche minuto di apprensione e allora Camilli al 16esimo in girata prova a sorprendere un Michelin aiutato anche da una leggera deviazione. L'Aquila può sfondare attorno al minuto 24 quando Mantini crossa nel cuore dell'area ma Di Santo in proiezione offensiva non arriva all'appuntamento col gol. Allora Banegas poco prima ci prova da piazzato ma Pappalardo non corre troppi rischi andando ad intercettare la traiettoria dell'argentino. Alla mezz'ora l'Aquila ricrimina. Alessandretti sembra in anticipo in area reaziale, poi sul contatto seguente cade a terra sull'intervento. Gamba curta di Enna stavolta sorvola. Con le immagini di Alberto Capo rivediamo il tutto al rallenti. 10 minuti più tardi, in maniera definitiva, l'Aquila perde le speranze per il nuovo vantaggio. Da corner, Daniel Giampaolo apre troppo le braccia andando a sbattere sul volto di un avversario. Il direttore di gara, assistito dal secondo collaboratore, mostra il rosso al 21. Da qui in poi nessuna emozione o quasi, con tanti errori in fase d'appoggio da una parte e dall'altra, evidentemente per non rischiare di buttare al vento un punticino che potrebbe servire in futuro ad entrambe.